Oggi con le nostre telecamere abbiamo messo piede appena un po' fuori dalla provincia di Pesaro Urbino, siamo in provincia di Rimini e più precisamente a Monte Gridolfo. Siamo qui perché oggi la Utensil Tecnica compie 50 anni, un'azienda che è stata fondata nel 1973 e proprio qui, a continuità anche di tutto quello che è un grande lavoro di attaccamento al territorio, ed è un'azienda che produce utensili per ogni tipo di materiale. È stato facile perché andavo a lavorare a Pesaro, a fare queste cose qua, prendevamo 190.000 lire al mese e praticamente a quel punto lì, dopo circa fortunatamente un anno, un cliente qui in zona, un amico, il Trebbiano, mi ha chiamato per fare l'assistenza alle loro macchine, ai loro utensili. A quel punto lì ho imparato il lavoro e da lì mi son detto, perché non lo metto a larga scala, visto che in realtà sono contenti, diciamo, il mobilificio attuale. E così teoricamente è partita questa storia. Poi dopo ci siamo allargati sempre di più, bravi collaboratori che in realtà ho sempre avuto fortuna, ti hanno seguito e praticamente mi hanno portato a dire vai avanti, vai avanti, vai avanti. Poi arriva la pensione, non puoi andare in pensione perché devi fare un immobile nuovo, aggiuntivo, più grande, e così ti riporti in ballo e ti rimbocchi le maniche e in realtà arriviamo fin qua, in cui oggi per fortuna dopo circa un anno e mezzo siamo riusciti a terminare questo traguardo. Tutto l'utensile, cioè tutto quello che è lavorabile passa tra virgolette tra di noi, quindi possiamo parlare anche di ceramica, di cuoio, di madreperla, anche legno, sughero, quindi può essere anche il settore calzalutiero piuttosto che il settore elettronico, automotive, quindi spaziamo molto sul tipo di utensile, non è solo legato al classico legno, alluminio, PVC, cioè è troppo riduttivo, ecco questa parola qua. Quindi voi riuscireste a creare degli utensili per delle macchine che lavorano praticamente tutto? Esatto, in pratica il cliente che ha una richiesta particolare su un tipo di prodotto diverso, magari un prototipo che deve anche costruire, si affida a noi e quindi cerchiamo di trovargli la soluzione giusta per poter fare il suo lavoro. Questa famiglia che è diventata industria ma è rimasta ancora famiglia, perché succede spesso che ci incontriamo, ci confrontiamo, dove il titolare, diciamo, ci chiede le varie cose, come state, come non state, per poi fare in modo di, diciamo, di continuare in serenità. In più, cosa bella che, mi permetto di dirlo, che diciamo, al momento dello stipendio, il tanto amato stipendio, quello che a fine mese vogliamo che tutti ci abbiamo, diciamo, ci chiama anche uno a uno per sapere cosa ne pensa, come è andata il mese, cosa vorrebbe fare. Ecco, perciò questo, poche parole, il padre che dice al figlio cosa vuoi che facciamo adesso per il prossimo mese. Questo è un'azienda d'eccellenza sul nostro territorio e ci fa grande onore il fatto che l'azienda stessa abbia deciso sul nostro territorio di fare questo importante investimento per ampliare i propri orizzonti di lavoro. Non era scontato, perché la nostra è una realtà che comunque rimane decentrata rispetto anche, per dire, alla forte viabilità che è rivolta verso la costa, l'entroterra risulta sempre più distaccato e quindi il fatto stesso che un'azienda che comunque con una storia decida di continuare ad investire sul nostro territorio per noi è un motivo di grande orgoglio.